per 40 giorni è stato sotto i riflettori nella casa più spiata di. Per molti è stato anche il vincitore morale della trasmissione. Parliamo di Angelo Sanzio, meglio conosciuto come il can umano italiano vittima di una brutta disavventura. A raccontarla è lui stesso nel corso di una lunga intervista. Angelo, che sta tornando lentamente alla normalità nella sua Civitavecchia, ha visto il suo conto corrente svuotato. Prelievi continui, giornalieri, per tutto il periodo in cui il ragazzo era chiuso nella casa di Cinecittà. 1.400 euro totali. La ricostruzione dell'accaduto l'ha fatta con la stazione dei carabinieri dell'Appia Caffararella. Al momento dell'entrata negli studi blindati Angelo ha dovuto lasciare tutti gli effetti personali alla produzione Endemol, due punti, telefonino, documenti, portafogli, denaro e il bancomat. Ed è proprio con il bancomat che il suo conto è stato svuotato. Tra il 15 aprile ed il 22 maggio 2018. Continua dopo la foto, la scoperta è avvenuta per caso, una volta ritirati tutti i suoi effetti personali. Al momento di pagare, infatti, sul POS di un negozio, dove voleva fare acquisti appariva la frase più odiosa. Transazione non eseguita. Angelo, però, convinto di avere i soldi sul conto, ha chiamato la banca per lamentarsi. Qui l'amara sorpresa. Signore, ma lei sul conto ha solo 3,90 euro. Cosa vuole da noi? Ora i carabinieri, che stanno seguendo il caso, dovranno analizzare tutti i filmanti degli sportelli dove sono avvenuti i prelievi col bancomat del ragazzo e provare a dare l'identità al ladro. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, racconta Angelo Sanzio, il can italiano e i concorrenti vengono portati per 4 giorni in hotel e affidati ad una persona che prende tutti gli effetti personali. Continua dopo la foto, classe 1998, Angelo Sanzio, all'anagrafe Angelo Giuseppe Capparella, è originario di Civitavecchia, e fin da bambino ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo. La prima volta che Angelo Sanzio si è sottoposto a un'operazione è stato all'età di 21 anni e da lì non si è più fermato. Ti potrebbe interessare,